piace. Allora. Oh, sole mia, stai in fronte a te. Perché quando vado fuori il gioco io cattolo? Oh, sole mio. Allora, oggi è maggio 20 giorno 2009. Sono qui a casa di sì, però sono a casa di Nino e adesso il signor Joe la ISO sta facendo sta facendo il vino che diciamo primavera, sta facendo un vino in primavera. E adesso queste uva, dove sono venute queste uva? Del Cile. Allora il vino, come mi stavi speciale, è speciale, sono leggero, no? Io ho già provato questo mosto, è una cosa eccezionale, bello questo. E il juice, bello il juice. Quando ti hai creato fuoco, sei Marco, ma tu sei Marco, se tu mi hai fuoco ci stai portando in palla la la. Oh bravo! Le sta facendo la... Ma va bene, mi sono preso del tuo cuore. Stiamo aspettando per Nino. Quando si senta. Tu, all'amore, ti ha capito un cazzo. Cin cin! Opa! Te non sai la mia cosa, c'è tanta roba! Là, aiutava la morra, ma... Ma aiutavano... Allora, il vino di primavera. Però in Italia non lo facevi, no, no. In Italia non ci sta. Che all'Italia non lo portano, lo... Esatto, sono l'uva di loro. Troppo... Ma sì, 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 sì. Oh Marcello, vieni qua! Che ti faccio vedere a mezzo posto! A YouTube, lo mettiamo a YouTube! A mezzo posto, Marcello! Marcello, un bambino di gioco! Yeah! Romagna mia! Ma di dove sei tu? Nato dove? In Milano! A Milano, nato lì! A Milano! No, non so di... è Marvito, Tangarde, Gesù Cristo, che non so di Marvito. Ma di dove? Cosenza? Provincia di Cosenza, ah. Monte Calabro. Ah, no. Sentite ancora? No. È meglio che ci vai. Allora... Io ti aspettavo un po' più presto. Sì, sì. La colpa di chi è? Di Pandalero? Io mi ho mangiato. Proprio di Pandalero, che dentro un mare non riesce a sommergere. Ti aspettavo quando toglievamo la vinaccia e metto la dentro qui. Ah, volevo vedere questa. No. È stata fatta un po' prima, però Pandalero avete mangiato. Quando l'hai trovato? Quando l'hai trovato? Non ha niente più o meno. In no, questo è un vino fatto nell'estate. Vuol dire un vino che è un'uva che viene dal Cile. Io lo faccio a un paio di anni più o meno. Mo come la famiglia. Sta venendo sempre bene. Quello dell'anno scorso me ne sono restato un paio di bottiglie, Gio ancora ce n'ha. Comunque andiamo da casa di Gio a bere. Ma ha detto che mi fa assaggiare... Quello che c'è Gio, guarda, è ben pieno. No, è giusto perché se hanno bevuto tutto il mio prima, mo. Allora dobbiamo andare a casa sua per bere di lui. Sì, sì. Allora è un mosto, il signor Gio mi ha spiegato. Già sta bollendo. Resta qui per un paio di settimane fino a che finisce di fermentare, di bollire e dopo si toglie e si mette nella bocca. Ah, okay. Le cortici, io dicevo al signor Joe che il suocero di Pantaleo diceva che le cortici lui lo lasciava solo per 48 ore. Va bene, ma il suocero di Pantaleo abita in Italia a Sant'Agata. Sì, sì. Noi siamo in America. È tutto differente. Sì. No, hai ragione. C'è nata. In Italia
si raccoglie l'uva dalla pianta già matura, qui invece non si sa, allora deve fermentare, io lo faccio fermentare 5, 6, 7 giorni, dipende, no, capito, con la corteccia. Capito. No, 24 ore né bolle e né fermento. Allora, o che non lo, come lo macini, lo mette così, o che non lo fai per niente. In 24 ore non fa niente. Ho capito, sì. Sì, no, lui diceva una... No, è lui tu che... Però non è... no, io faccio questo metodo e... no, il vino sta abbastanza bene. Sì, sì. Vanno nei wild test e si vede il risultato. Beh, ho capito. Era Giovanni, io ti do il vino. Come ti ripeto, non è... Quindi era casa tua è differente. Tutto, anche i cibi, mangiare. Io posso fare la pizza in Italia e la pizza qua e lo faccio alla stessa maniera, tutto differente. Se mi dai la mozzarella dell'Italia a mezzo bus, io ho messo latte all'alcol al vino che stiamo bevendo adesso. È buono questo vino, ho provato. Questo l'ho appena aperto martedì scorso. Ma quando hai fatto questo vino? In ottobre. In ottobre. Frizza un po', è un po'. Che è? Un po' frizzante. E che scopo da qua? Sto mostrando un. No, bottiglia la vuoi? Va a l'ho fatto... La cosa che io mi sono accorto è che voi siete molto pulite. La pulizia, io sto studiando a fare il vino, è molto molto importante. La pulizia... E come ripeto, non è che la pulizia deve essere un po' dappertutto, non solo per il vino. Sì, lo so, però dicono col vino devi essere il massimo, il massimo, sì. Siamo qui con gli amici, Marcello, Franco, Gio, però dobbiamo seguire una certa procedura. Se voglio fare il vino, se poi uno non è, dipende, molte persone. Ci faccio il vino, un macino lo lascio là, dopo se raccolgono quando dice 3-4 mesi andiamo a bere vino, no? No, no, devi avere molto pazienza, un'altra cosa. No, pazienza e lavoro. Pazienza e lavoro, sì. Molto pazienza. Il vino che stiamo bevendo stasera l'ho appena misurato con un amico che è passato di qui, dell'Alta Italia, e c'ha 15 gradi. 15? Wow! Marcello è presente. 15 gradi. Ha misurato proprio 15 gradi, in realtà. 15 gradi abbondanti. Il vino Ciro in Calabria è 14. Diciamo 14. Ciro, sì, è pure di meno. Sì. Dipende quale tipo di Ciro. Sì, esatto, è un riserva, è 14 perché... Il riserva? Esatto. Allora, esatto, il normale esatto. È 13 gradi. Perché in Calabria... Quello che stiamo bevendo adesso l'ho misurato stasera. 15 gradi! Cioè 15 gradi abbondante. Wow! Anche lui fa il vino? Sì, il vino? No, facciamo in giro. Ah, oh, insieme. Facciamo in giro nella cooperativa. Cioè, sì. Nell'unione. Sì. Sì. È bello, molto bello, molto bello. Grazie a te che sei venuto. Sì, lo mettiamo. Poi, adesso, la prossima volta vengo quando la fermentazione è finita. Finito. Ma io...